Bello a tutti ragazzi, qui è Trofra di Paolo, oggi sono tornati con un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi iPad, Apple Pencil e soprattutto Salmo sullo sfondo. Siamo qui con una nuova fan art. Questa volta, anziché scegliere io, ho deciso di farmi proporre su Instagram uno degli artisti da disegnare. Mi sono arrivati un sacco di commenti, artisti italiani, artisti americani. C'è chi mi ha proposto anche Valentino Rossi. E sebbene non sia un artista, magari in futuro, se la serie vi piace, posso fare anche dei disegni su piloti e chi altri. E senza mandarci nelle ciance, oggi siamo qui per fare il disegno di Salmo. Quindi, come al solito, lasciate un bel like se questa serie vi piace, se volete che continui a fare fan art, magari dei vostri artisti preferiti, supportate la serie e soprattutto scrivetemi qui sotto chi dovrei fare nei prossimi video. Inoltre raggiungetemi su Instagram @trofra_art, caricherò il disegno proprio su quella pagina. Dovete lasciare like e taggare il caro Lebonski. Sfera ci ha lasciato un bel pollicione su, vediamo se in questo caso il caro Salmo lo droppa, non lo so, io ci continuo a sperare sinceramente. Dopo quello di Sfera tutto è possibile. Vi auguro dunque una buona visione, divertitevi, rilassatevi e che le danze abbiano inizio. Però la solita tecnica, quindi andrò a diminuire l'opacità del disegno. Ormai regà lo faccio sempre e c'è comunque la gente che nei commenti mi scrive vabbè ricalcare è facile, vabbè disegnare non è ricalcare, vabbè di qua, vabbè di là. Devo essere sincero, ci sono un sacco di canali, uno in particolare di cui non mi ricordo il nome ma che probabilmente lo vedrete comparire qui in alto, stranieri ovviamente, che portano video di questo tipo in cui partono ricalcando e poi da lì sviluppano il loro disegno, a cui non rompe la fava nessuno. Nei commenti non vedete gente che si lamenta perché hanno ricalcato. Perché? Perché il disegno alla fine piace, gli utenti si divertono guardando il video, passano dei 10 minuti divertendosi in compagnia, quindi io non vedo perché qui in Italia debba essere diverso e la gente si lamenta per qualsiasi cosa. Soprattutto gente che magari dice disegnare non è ricalcare, ricalcare non è disegnare, palle varie, e poi magari non sa, non è capace neanche di prendere in mano una penna. Comunque, nota polemica a parte, non sono certo qui per lamentarmi, ma sono qui per fare il disegno di questo bel fusto. Quindi, come al solito, farò la mia tecnica, a me piace così e non vedo nulla di sbagliato sinceramente nel partire con un ricalco, anche perché oltre al ricalco iniziale poi direi che il disegno si sviluppa in maniera ben diversa rispetto ovviamente al, cioè alla foto stessa. E so che sulla mia pagina Instagram ultimamente sto caricando quasi essenzialmente foto di questo tipo, cioè disegni di questo genere, nel senso di fan art. Solo che ultimamente non sto facendo, come vedete anche dai miei video, troppi disegni diversi. Alla fine faccio la serie in cui reagisco ai vostri disegni, che ovviamente non mi porta a disegnare ma solo a reagire. Faccio poi la serie in cui disegno quello che volete, che vabbè non sono disegni ma sono, che ne so, geroglifici schifosi, schizzi, scarabocchi praticamente, cioè almeno io li definisco come tali. Sì, ci possono stare questi occhiali. Ho iniziato da poco la serie invece in cui ripropongo i disegni fatti vecchi e quelli magari potrei caricarla, quella magari potrei caricarla, sì, in effetti, cioè i disegni potrei caricarli, ma per il resto nulla di che. Cioè non faccio disegni particolari. Per dare fastidio ancora a qualcuno, anche quest'oggi andrò a fare le classiche pupille vuote. La gente pensa che io mi dimentichi, ma sinceramente le voglio fare viola. Viola, vuote. Non so perché, ma mi piacciono vuote, quindi le faccio vuote. Cioè bianche, come se fossero spiritate, non so come spiegarmi. Anche per dargli un po' più di singolarità al disegno, insomma. Quindi magari qui in alto, anziché fare una linea netta, fare qualcosa di un po' più complicato. Non ho più pallida idea di come verrà il risultato finale. Penso di non aver mai fatto i capelli così negli altri disegni che ho elaborato. Dopo aver fatto i capelli, che magari sistemerò in un secondo momento, visto che ci sto già perdendo un po' di tempo, andrei a fare la mano. In questo disegno non farò solo la faccia come ho fatto negli altri, ma ho voglia di fare anche la mano. Quindi la mano anch'essa pendente, grime. Però mi piace perché è caratteristica con questi tatuaggi. E poi vabbè, alla fine il disegno lo faccio io, nel senso posso aggiungere quello che voglio e togliere quello che voglio.
Dire che questo tatuaggio l'ho fatto a caso è un po' un eufemismo, perché sì, sono andato totalmente random e no, non ho la più pallida idea di quello che stessi facendo, ma mi preoccuperà di più sicuramente il colorarlo piuttosto che il comprenderlo. In ogni caso, direi che è il caso di incominciare a fare il grime prima sul collo. Ora il grime anche alla mano. Direi che possiamo togliere il livello sotto e mi piace. Per ora mi piace il risultato finito, che non è finito, ma siamo praticamente meno che metà. Devo essere sincero, siamo meno che metà e sono passati davvero tanti minuti. Ma sono soddisfatto, magari sistemerei qua, altrimenti sembra quasi grasso. Direi che è giunto anche il momento di passare alla fase colorazione, che non ho la più pallida idea di come verrà. Mi preoccupano molto i capelli, più che la pelle. Però non ci resta che dare un'occhiata e vedere appunto se riusciamo a dare il proprio vanto, il proprio valore a questo disegno. Vi ricordo di lasciare like se non l'avete ancora fatto. Ok, manca soltanto il tatuaggio, che non è comunque roba da poco, che è un colore abbastanza strano sinceramente. Un blu tendente al verde, e non che siamo stati proprio precisi precisi con il resto del disegno, ma almeno dargli una parvenza di reale vorrei provarci. Ok, ok, ok. Direi che come coloration ci siamo. Non manca niente, penso, spero. Ora cosa mancano? Ovviamente tutte le ombre. Come al solito, questa sarà la parte più impegnativa. Mi avete visto, ci ho messo un po' di tempo a scegliere il colore della bocca, che comunque non è che mi convinca più di tanto. Quindi adesso vedo se sta bene, se non sta bene, di cambiarlo oppure no. E niente, ultima parte praticamente di video. Come sapete si divide in tre parti: disegno, colorazione, poi ombre. Ombre è sicuramente la parte più impegnativa. E quindi vediamo come va stavolta. Spero che vi stiate rilassando, divertendo, eccetera. Io sicuramente mi diverto, ma non è semplice. Regà, non è semplice. Ho fatto delle labbra davvero brutte, e però mi piacciono più così che tutte particolari e zigogolate. Passo ora al tatuaggio. Ci siamo, e ci siamo. È giunto ora il momento dei capelli, devo capire appunto con quale sfumatura pingerli, perché ci sono anche delle sfumature di bianco qua. Adesso vedo, probabilmente qualche tonalità di giallo, non ho più pallida idea.
Ed eccoci col disegno concluso, mi ero dimenticato il dettaglio della barbetta e la sto aggiungendo adesso cercando di fare gli ultimi ritocchi. Comunque, disegno concluso, i capelli non mi convincono proprio al pieno, ma pensavo venissero peggio, quindi comunque sono soddisfatto. Mi piace il fatto di aver aggiunto la mano, lo rende un po' diverso dal solito, mi piace il fatto che penda verso destra e quindi la rende anche particolare rispetto alle altre teste che ho fatto. Sono soddisfatto, in genere sono soddisfatto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo fate un salto su Instagram @tolafra_art e lasciate un like a questa foto e taggate anche il caro Salmo, vediamo se almeno riesce a vedere il disegno. Non mi interessa se lascia like, ma sono davvero contentissimo se glielo facciamo arrivare. Da Tolafra quindi è tutto, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, ci vediamo alla prossima, suggeritemi altri artisti da fare